Salve gente, sono Larus ed eccomi qua su Civilization 5 che oggi è un po' laggante, non so perché, il mio computer. Boh! Comunque, eccoci qua su Civilization 5 con i nostri olandesi. L'obiettivo è andare avanti, direi di espanderci La saggezza è nella la ruota, molto buono. Direi di espanderci, non lo so. Perché intanto nella nostra città siamo a posto, magari verso nord, no, no, a nord verso le gemme. Faccio super paludi inutili. Chiedo Ma scusa. perché continuare a rompere i comones? Sì, lavorazione del miniere in modo che possiamo andare lassù. Due tizi che sono entrati nell'epoca classica, perfetto. No, più o meno. Questo è un mondo pericoloso. Ma Noi non andiamo. per i coglioni, te. Non abbiamo ancora le ruote. Bene, scegliamo produzione allora. Sì, buona. Dispongo di. Siamo messi bene comunque a risorse naturali, tra granchi e elefanti, e poi a nord dovremmo avere le gemme, Uomini. ben sud. No, speriamo di no, ma non mi continuo a spaventare. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa con la produzione delle foreste. Ma chi è che rompe i coglioni? In chat. Sto giocando a Civilization 5. Comunque non abbiamo più trovato sbarbarini. Ah, ho scoperto. L'ho giusto detto, ho scoperto un accampamento barbaro. Non abbiamo più trovato barbari, comunque. Non possiamo ancora mostrare la nostra segreteria. Peccato. Ora rimaniamo qua. Sbarbarini, ma che cazzo vuol dire? Comunque non abbiamo ancora più trovato sbarbari. Ora li chiamerò sbarbari. O sbarbarini. O sbarbini. Sbarbarini, va bene sbarbarini. Che nome di merda però, scusatemi. Attendiamo. Attendere, prego. Ok, no, abbiamo un cazzo da fare, quindi turno successivo. Poi granchi di merda. Turno successivo ancora una volta. Il giocatore sconosciuto ha denunciato il mondo, quindi verso sud ci dovrebbe essere qualche altra civiltà. Valletta è alla ricerca di unità grande ammiraglio. Ah, giusto. Ci sono nuovi grandi personaggi, ovvero i grandi ammiragli, che sono dei generali però del mare. Kai Gedei, Alexandro Seimi, Hyoston Anakton Kai Ekkonos Tonteon. Alessandro Simi, che è diventato un piemontese misto con un veneto. Ehi, Alexandro Simi. Forse era lui che ha denunciato. So come si fanno gli scambi diplomatici. Dammi l'ambasciata, che così almeno so dove Kies, stai. okay, soy tauta gata. Malista. Ok. Ah, questo qua è giusto un po' di spam, che però mi pare che sia giusto. Un altro YouTuber finalmente, oltre a me, si è messo a fare video su YouTube. Su YouTube, no, su Civilization. E questo YouTuber qua che parlo è Mr. Kawati, Karati, come si chiama? Boh, lui ha iniziato a far video di Civilization 5 e sono molto contento perché lui è 3000 volte più famoso di me. Consiglio di passare a vederlo perché è veramente bravo. E soprattutto che voglio che se voi amate Civilization quanto me, io spero che Civilization sia. Non so come si fa. Porca puttana, so! Oh! Se amate Civilization quanto me, sapete che
purtroppo Civilization è sempre un po' non tanto valutato, è sempre un po' sottovalutato, sottotono, e a me dispiace molto sempre. E lui fa video su Civilization e quindi meglio supportarlo perché è un gioco che merita troppo. Ah già, qua dobbiamo scegliere il Pantheon. Ma porca di quella porca. Ma smettila. Chiunque è in chat. Cosa possiamo fare? Non lo so. Facciamo riti di fertilità che va comunque abbastanza bene, dai. E comunque passate nel suo canale che oltre è molto bravo. Poi di Shogun, infatti l'ho conosciuto per quello 2 anni fa. Era bravo. Conosciuto, boh, ho conosciuto lui non come persona, però come youtuber. Magari conoscerlo di persona mi farebbe molto piacere. È uno dei miei youtuber preferiti, posso dirvi. E sono stato molto molto contento quando ho iniziato a fare Civilization 5. C'è anche qualche mio fan che mi ha detto che vorrebbe fare Civilization 5 o Civilization 4. Ma porca puttana, smettetela in chat! E comunque, che vorrebbe fare Civilization 5 e 4. Luca Spartan Glifo, non mi ricordo chi. Aspetta, Nobel, non mi ricordo come. Io ho una memoria proprio zero, però so che è lui. Comunque lo dico anche a tuo nome, cioè a te. Fa pure video Civilization, che è un gioco che merita. Merita tanto. E sarei molto orgoglioso di te, oltretutto, se lo faresti. Ok, facciamo una strada intanto, che così colleghiamo subito la città. Vedo qualcosa da fare, se distruggiamo il laboratorio. Cosa possiamo fargli fare, sto qua? Una trirema pesa troppo, cioè, questo qua. Direi un bel granaio. Intanto poi il laboratorio gli farò costruire qualcosa. Ma porca puttana, anche te! Ma che cosa. Che cazzo vuoi? Chi ti ha fatto del male? Al tempo debito. Te la farò pagare. No, ma io voglio vedere quanti soldi ha sto qua allora. Di? Cioè, scusa, economia disastrata. Io ho 330 di ore e produco 11 oro al turno. Lui ha 196 di ore e produce 10 oro al turno. Bitch, please. Non ce l'ho. Leggis. Sarà una partita molto movimentata, gente. Comunque sono contento che non ho ancora trovato tanti sbarbarini. Ora li chiamerò sbarbini o sbarbarini. Sbarbini è migliore. Sbarbini ha più classe. La classe viene prima di tutto. Non quella scolastica. Intendo classe sciccheria. No, ma io vorrei tirare un. Oh, te. Olaya, che c'è oggi? Texture, grazie. Malala tu saper. Tu? Malala tu saper. Ah, mi dispiace. Però devo dichiarare. Poi intanto so che dopo un po' di turni verrà da me e dice: oh, dichiariamo guerra a sto tizio. Quanto ci scommettete, gente? Io ci scommetto le mie chiappe. No, una scommessa un po' troppo sciocca.
Vattene dai miei coglioni. Cioè, dice produrre una strada quando abbiamo già costruito la strada. Non tornano, cioè, i conti non tornano. La macchina. E poi è classica. Fanculo. Cioè, fanculo nel senso. Vai! Sì, ottica. Dovremmo fare anche costruzione dopo. Perché le foreste. Ne abbiamo abbastanza nei paraggi e sono un'ottima fonte di produzione. Se si può dire. Me ne vado ad Amsterdam. Io voglio tirare una testata da Alessandro Magno. Mi dispiace, solo che Veneto, cioè, i Veneto mi stanno simpatici. Cioè, Alessandro sui miei. Cazzo. I Veneti sono simpatici. Beh, sono simpaticissimi. Dobbiamo anche aumentare un po' la produzione di oro perché i costi di manutenzione di tutte queste ambaradam di strada devono costare abbastanza, quindi. Vai. Quindi. Se non possiamo fare altrimenti, facciamo biblioteca, non importa. La biblioteca è quello che è uno degli edifici più importanti nelle prime fasi di gioco. Ah, la recensione di GDK, Gotham King di, la farò entro il prossimo fine settimana, cioè questo che sta venendo. Il nostro Porca tesoro si è miseria, arricchito. vuoi smettere di parlare? So tutto di sto gioco. Aristocrazia. Mi gusta aristocrazia. Ok, mi ha tolto le parole di bocca, non so più quello che dovevo dire. Ah già, Gozen King. La recensione dovrà venire entro domenica di questa che si sta per arrivare. E magari farò anche un tutorial su come utilizzare le nazioni nuove. Cosa che non ho ancora capito, perché le nazioni nuove. Ho provato la Svezia in una partita ieri. Sono arrivato fino all'epoca industriale. Una partita l'ho fatta di pomeriggio. Devo continuare. Città commerciale, perfetto. Comunque, mi trovo abbastanza bene con la Svezia, una delle mie città. Magari anche con i Maya sono buoni. Però del resto mi pare. Sembrano tutte buone, non tutte. Cioè queste qua sembrano buone. L'Olanda soprattutto mi ispira. La Svezia mi sono trovato molto bene. Ah, comunque le spie ho imparato a utilizzarle. L'altro episodio avevo detto che non ho capito come si utilizzano, io l'ho imparato. Cioè, è una roba troppo figa. La vittoria diplomatica e adesso è tutta un'altra cosa. Molto più difficile, posso dirvi. È Grazie alle una ricerche civiltà che svolte. odio, ma odio proprio, sempre quando lo fa il computer. E l'Austria è una roba odiosa, cioè ti. Oltre che non è aggressiva, non ha un'indole aggressiva, è proprio che ti rompe i coglioni. Tipo, tu ti fai alleanza con una città-stato che hanno messo pure le queste, che sono carine, e dopo averti fatto il culo, arriva l'Austria e cosa fa? Te la ingloba. Oppure che cosa fa? Va a fare un colpo di stato in quella civiltà. Oh, ma fai pure. Ah, perché? Per chi non lo sapesse, l'Austria può far inglobare le città-stato con il matrimonio diplomatico di bastardo. Molto. Oh, gente, si è fatto tardi. Vi devo salutare. Se il video vi è piaciuto, lasciate un voto, un mi piace, quello che volete. Commentate, fatemi qualsiasi domanda. Siete liberi anche di chiedermi di far partite. E anche Check Nantis. Non mi ricordo mai come si dice il tuo nome, cazzo. Una partita mi andrebbe pure di farla, eh. Sto tranquillo, solo che sono anch'io un po' un nabbo qua su Gozen King, ho capito tutto. E boh, iscrivetevi ai miei canali amici. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e se avete visto il video fino alla fine, grazie. E buona giornata a tutti, gente, ciao.